E anche stamattina incominciamo con Temptation Island e Georgette Polizzi. E, ovvio che gli echi della trasmissione non si sono spenti. Non so a voi, ma a me personalmente il percorso di Georgette Polizzi è piaciuto. Vi dico questo non a caso. Insomma, il percorso di Georgette Polizzi, almeno a me, sembrava quello di Aurora Betti. Sicuramente vi ricorderete della ex fidanzata di Gianmarco Valenza con cui è andato a Temptation Island. Oltretutto i due sembra che da un po' di tempo siano tornati a rivedersi. Ma torniamo a Georgette Polizzi, che dopo una settimana vedevo già Clodo D'Angelo. A tal punto che quando ho visto Davide Tresse interessarsi a Karaina Mondar ho pensato: il male cercato non è mai troppo. Infatti nei primi giorni, lei era veramente troppo lanciata. Ma quando ha visto Davide avvicinarsi a Karaina è diventata un'altra. Una frase fra tutte di Georgette Polizzi mi ha colpita. Ossia quando ha detto: pensavo di avere trovato l'unica cosa buona in questa vita sfigata, e l'ho persa. Forse lì personalmente ho cominciato a capirla. Ho cominciato a capire che lei con Claudio più di quello che avevamo visto non sarebbe andata. Ho capito quanto questa ragazza fosse profondamente innamorata del suo Davide Tresse. D'altro canto, anche lui si è messo alla prova, ma secondo me in modo corretto. Quello che invece non riesco veramente a condividere sono tutte le offese che le haters giornalmente riversano su Georgette Polizzi, manco avesse fatto chissà che. La stessa Georgette, stanca di questo continuo clima, ha scritto nella sua pagina Instagram: ogni giorno perdete tempo a criticarmi per il mio percorso televisivo. Mi reputo una persona intelligente e quindi accetto critiche e consigli costruttivi. E svela che il suo fidanzato ha ricevuto molti messaggi di un certo tipo. Durante il percorso, vedere gli infiniti messaggi che voi, non so come chiamavi, vabbè uso il termine, donne, avete inviato al mio fidanzato. Foto nude. In posizioni imbarazzanti. Ma forse, solo quello, la cosa che mi ha fatto rabbrividire sono i messaggi che seguivano l'invio della foto. Ciao, sono una mamma di due bellissimi bimbi, quanto vorrei che mio marito fosse come te, e tac foto nuda. Come posso fare ad averti, e tac foto nuda? E svela ancora Georgette Polizzi: ciao, la tua ragazza è proprio una troia, e tac foto nuda. E conclude dicendo: proprio voi che avete sprecato parole pesanti e insulti insensibili nei miei confronti siete state proprio quelle che hanno deciso di farsi un bel selfie come mamma Sesto ha fatto. Ricordate che prima di giudicare gli altri, provate a vestire i loro panni. Le persone che giudicano senza sapere sono un po' come gli eschimesi che giudicano gli abitanti del Congo su come affrontano il caldo torrido. Passo e chiudo. Clip. Sinceramente mi riesce davvero difficile dargli torto.